Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo vlog, in un nuovo giorno e come sempre prima di cominciare do il benvenuto a tutti i nuovi iscritti. Allora, oggi siamo in questo video molto semplice con veramente delle idee velocissime per giorni di festa, special modo per diciamo per domani, per la festa del papà, e poi vi mostro veramente delle pulizie super velocissime che io faccio principalmente, insomma quasi tutte le, cioè no quasi, tutte le sere, veramente pulizie molto molto veloci. Cominciamo subito con le zeppole di San Giuseppe. Questa qua è la mia ricetta, qui per farvela vedere ho fatto la dose piccolina, però oggi, che per me è venerdì 18, mi toccherà prepararne un pochino in più, perché comunque mio marito si chiama Giuseppe, è la festa del papà, insomma, ne devo preparare un pochino in più. Ora vi lascio, insomma, la ricetta nell'info box e ve la dico anche qui, insomma, così chi non riesce ad andare nell'info box avete la ricetta, ecco, bella detta orale. Allora ragazzi, questa qui è la ricetta appunto per le zeppole di San Giuseppe. Con questa dose ve ne usciranno 8. Allora, vi servirà 170 ml di acqua che facciamo sciogliere insieme a 70 g di burro. Li dobbiamo far, diciamo, bollire. Quando esce l'acqua a bollire, togliamo dal fuoco, aggiungiamo in un sol colpo 170 g di farina. Mescoliamo, rimettiamo sul fuoco e facciamo cuocere un pochino il composto in modo tale che appunto la farina si cuocia insieme a quest'acqua e burro. Poi ritogliamo dal fuoco e aggiungiamo un uovo alla volta. Facciamo incorporare bene prima il primo uovo, poi aggiungiamo il secondo e poi il terzo, quindi ci serviranno 3 uova. E questo è, diciamo, l'impasto per andare a preparare le nostre zeppole di San Giuseppe. Io ho il beccuccio a stella che presi tanti anni fa, lo pagai un pochino, però ecco, comunque mi dura nel tempo. E la cosa, diciamo la novità che ho utilizzato quest'anno è la cottura in friggitrice d'aria invece di andare ad utilizzare il forno. Nella friggitrice d'aria, la mia è quella là da 5 litri, ce ne vanno 4. Utilizzo come base i fogli di carta forno apposta per la friggitrice d'aria che prendo su Amazon. Se mi ricordo vi lascio il link qua sotto, e le ho fatte cuocere ragazzi a 160 gradi per un 20-25 minuti. Però ragazzi, io sono andata lì ogni tanto a controllare, quindi se avete la friggitrice d'aria io vi consiglio 160 gradi per 20-25 minuti, però ogni 10 minuti date sempre una controllatina. Adesso invece andiamo a preparare la crema pasticcera, così dopo ce la facciamo raffreddare. Allora, cominciamo. Ci serviranno 2 uova, non intere, ma solamente la parte centrale, quindi il tuorlo, solamente il giallo, 80 g di zucchero, poi ci servirà 70 g di maizena e infine 500 ml di latte. E se volete potete aggiungere come odore o la buccia del limone, mi raccomando non metteteci la parte bianca altrimenti risulterà poi amara, oppure una bacca di vaniglia fresca, oppure come ho utilizzato io, ho preso l'estratto di vaniglia che feci io con appunto le bacche di vaniglia fresche, potete aggiungere la fialetta fior d'arancio, insomma come aroma potete aggiungere quello che più vi piace. E quindi vi ripeto nuovamente la ricetta della crema pasticcera, questa qua vi ripeto è sempre la mia ricetta: 2 uova, 80 g di zucchero, 70 g di maizena, 500 ml di latte e l'estratto di vaniglia. Come vedete ho messo tutto tutto in un pentolino e poi ho fatto cuocere. Il tempo che si addensa, togliamo dal fuoco, finiamo di mescolare e vado a coprire con la pellicola per evitare appunto che la parte di sopra si secchi. Something's off the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do.
Allora, dopo le zeppole di San Giuseppe, passiamo ragazzi al panuozzo napoletano. Allora, da premettere che questa è stata veramente la primissima volta che anche io le ho fatte insieme a voi e quindi dopo vi dirò la cosa sbagliata che ho fatto e insomma non sono cresciuti come dovevano. Vi do gli ingredienti perché la pasta era veramente, ma veramente ottima, morbida all'interno, croccante fuori, veramente sono venuti fantastici, l'unica cosa è che non sono cresciuti. Allora, 260 g di farina, 170 ml di acqua, 6 g di sale, 4 g di olio e 2 g di lievito. Con queste dosi vi escono due panuozzi, io però ne ho fatti uscire tre, l'ho fatti un pochino più, diciamo, più piccolini e ho cominciato a mettere, avete visto, l'acqua, ci ho sciolto il lievito all'interno, l'ho messa in questa ciotola e man mano sono andata ad aggiungere la farina. Prima di completare ho aggiunto il sale, ho aggiunto l'olio e poi ho finito insomma di aggiungere la farina che mi era rimasta e il panetto lo lasciamo poi riposare per una mezz'oretta. Passata la mezz'ora lo rimpastiamo veramente velocissimamente e lo lasciamo lievitare per 4 ore. Ragazzi, allora con solamente 2 grammi è cresciuto tanto, vi ripeto, io ho fatto questa dose piccolina proprio per fare questa prova, vi ripeto, l'impasto è venuto super fantastico, la pasta proprio era buona, però non mi sono cresciuti, perché? Perché li ho stesi troppo al centro, dopo comunque quando li andiamo a stendere vi spiego meglio. Queste comunque sono le zeppole terminate, vedete la cottura perfetta in friggitrice ad aria. You tell your friends about. I'm the crazy ex-girl you pretend you don't know, 'cause you know I could ruin your life. Rumor has it you have someone new. She'll regret you like a bad tattoo, 'cause you'll never change, you'll always stay the same. Go on and tell all your friends all about me. I don't give a nothing sticks to me, baby. Yes, hon, I'm Teflon, I don't give an F, so go ahead and tell them. I'm a little bit too much for ya. Maybe you're not man enough. 'Cause I speak my mind, yeah, I spit it out. I don't care about if you think that I'm a little bit too much for ya. Maybe you're not man enough. 'Cause I speak my mind, yeah, I spit it out. Ed ora ragazzi, come ultima idea, ho fatto queste tagliatelle con all'interno, invece di utilizzare gli spinaci per farli verdi, ho utilizzato questa crema di broccoli che ha dato una mia amica di mamma a me, insomma me l'ha data proprio per farmi fare questa pasta fresca ed ho utilizzato 350 g di farina proprio per fare la pasta fresca, 15 g di sale e poi ho utilizzato 300 ml di questa crema. Praticamente questa signora l'ha impastata, insomma il panetto è pronto, potete fare la vostra pasta fresca. Come la fa questa signora questa crema di broccoli? Praticamente lei la fa con gli avanzi, con i gambi che noi buttiamo dei broccoli quando facciamo, che ne so, broccoli e salsiccia, no? Noi i gambi solitamente li buttiamo, invece lei li sciacqua, li fa lessare un pochino e poi dopo li frulla, mettete olio, un po' di sale, se volete potete mettere, che ne so, aglio in polvere, insomma frullate tutto e viene questa crema che potete condirci o che ne so, la pasta oppure appunto prepararci proprio la pasta fresca. E devo dire che per me è stata una super novità, perché lei, mamma, gli disse che feci appunto le tagliatelle alla zucca e mi ha voluto far provare questa versione di tagliatelle fatte appunto con questa crema di broccoli. Niente, facciamo le classiche tagliatelle e poi dopo io le andrò a congelare per mangiarle alla festa del papà. Mm.
Maybe I was confused, or did you feel it too? In that room, it suddenly just felt like it was me and you. Cause I forgot about your friend, what's his name again? I really can't recall a single thing of what he said to me. It was just like waking up from a fever dream. But now found out that you have someone else and that she knows about me. What a waste on such chemistry. But if we could fuck the rules, you would be with me. If I'm not supposed to think about you like this, then universe, universe. Cause every single thought leaves your name on my lips. Universe, universe. Wish I could cut myself loose, but I hold on to you. Now I'm in your city wasting time. Oh God, I wish you knew. Andiamo a farcire le nostre zeppoline di San Giuseppe, veramente molto molto buone, solamente che la crema secondo me l'ho fatta cuocere un pochino troppo e è venuta proprio ben compatta. La prossima volta, oggi che le faccio nuovamente, devo farla leggermente più morbida, ma proprio leggermente, perché comunque pensate che poi deve restare sulle nostre zeppole, ma non deve sciogliersi sulla zeppola, e quindi deve essere comunque bella compatta, non lasciatela liquida, altrimenti è da buttare, cioè per questa preparazione non va bene. Niente, amarena sopra e poi siamo pronti per andarle a mangiare anche lo zucchero a velo. Ah, e poi io sulla crema, oltre all'amarena, vado a versare un pochino di sugo, sempre delle amarene. I leave the TV on, I'm done with your sad eyes. I can't take another night with you on like this, so let's go. Il nostro panetto è bello cresciuto, il panetto per fare i panuozzi napoletani, però non è ancora completata la sua crescita. Adesso lo andiamo a dividere in due parti. Io vi ripeto, l'ho fatto in tre, ma sono venuti più piccolini. Per fare la pallina facciamo così delle pieghe e poi tiriamo indietro e vedete che viene la pallina da sola, senza fare troppi movimenti, e li lasciamo lievitare altre due ore. Io però, ragazzi, siccome questa sera qua, questa serata che stavo facendo il video, poi sono andata a mangiare da mia suocera, cosa ho fatto? Li ho conservati su questa teglia, li ho messi in frigo, li ho coperti con la pellicola, messi in frigo e preparati il giorno successivo. Veramente, ragazzi, con 2 grammi di lievito sono venuti una bomba. Giorno dopo mi sono andata a preparare i broccoli per andare a farcire e mangiare, insomma, vicino a questi nostri panuozzi, anche se avevo delle aspettative alte, però vi ripeto, ho capito il mio errore che tra pochissimo vi svelo, vi dico. Allora,
Adesso vi svelo, vi dico il motivo del perché questi miei panuozzi non sono venuti belli abbombati, belli gonfi, perché nel momento in cui ho preso il panetto, vedete, dovevo solamente schiacciare i bordi, ma al centro non dovevo schiacciarlo, cioè doveva comunque rimanere questo spessore di 1-2 cm, perché altrimenti appunto il nostro panetto all'interno, essendo già piatto, non riesce a lievitare, cioè non riesce a crescere, ma fa solamente delle piccole bolle e basta, nulla di più. Quindi nel momento in cui le andrete a preparare, li andate a stendere, dovete stendere solamente un pochino i bordi e stop. Poi, siccome io non ho la pietra proprio per andare poi a cuocere queste preparazioni in forno, ho messo la teglia al contrario. Il forno lo dovete mettere prima di cominciare la preparazione, lo dovete far riscaldare a cioè la potenza massima del forno, 250 gradi per 40 minuti, e lo mettete forno ventilato sopra sotto. Poi nel momento in cui andate a mettere il panetto all'interno, mettete forno solamente grill sopra, ventilato. E poi mi raccomando, però non mettete la teglia proprio soprattutto, altrimenti poi quando crescerà va a toccare la resistenza. E poi niente ragazzi, il panetto deve cuocere 6-7 minuti, non di più, comunque lo vedete che diventa bello dorato e dovrebbe gonfiarsi. Vedete, questo qua era già l'ultimo che avevo fatto, è leggermente più lievitato. Comunque vi ripeto, la pasta è venuta molto buona, croccante, però questa è stata la mia unica pecca, che come prima volta ho sbagliato, ho appiattito anche il centro. E no, dovete appiattire solamente un pochino i lati e stop. Tagliate e farcite come volete. Io ho fatto provola, salsiccia, ho messo un pochino di maionese e poi io a tavola ho messo su questa pizza, insomma, che mi era venuto troppo piatto. Gli altri due sono riuscita a farcirli, ma quest'altro no. Sopra ci ho messo i broccoli. He's a vagabond, he won't love you better. I can watch you sinking down on the battleship. So come to. Ed ora, prima di terminare questo nostro video di oggi, che spero veramente vi sia piaciuto, vi abbia dato qualche idea, soprattutto ragazzi, oltre alle zeppole che ormai conosciamo un po' tutti, riprovate veramente a fare sia le tagliatelle con questa crema di broccoli e sia il panuozzo, perché vi garantisco che sono entrambi delle idee, delle ricette favolose. Poi qua sotto vi lascio comunque le ricette scritte. E niente, ora vi lascio a delle pulizie serali molto veloci. Sono le pulizie che faccio quotidianamente, se proprio, ecco, magari friggo, faccio qualcosa in più, magari c'è qualche pulizia in più, ci metto un po' di tempo in più, però tutto sommato queste sono le classiche pulizie che uno svolge tutte le sere: piatti, piano cottura, una passata veloce ai mobili, aspirapolvere e stop. Io vi saluto ragazzi, veramente spero di avervi fatto compagnia, spero di avervi dato delle idee per questi giorni di festa, per questo venerdì, sabato, insomma domenica, per il nostro weekend. Vi mando un bacio forte. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, e mi raccomando, se siete nuovi non andate via senza iscrivervi, perché prossimamente pulizie, ma con una novità. Quindi vi aspetto, vi mando nuovamente un bacione, un abbraccio fortissimo, e ci vediamo, non lo so, al prossimo video, perché ho veramente il tempo contato, limitato, quindi spero di mettervi un video il più presto possibile. Un super bacione. Ciao!